Cari amici sportivi, cari amanti della pallavolo, buonasera, ben ritrovati ad RTTR Volley. La settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata una settimana in cui siamo stati orfani dell'Itas di Ateca Trentino, che è andata a giocare prima mercoledì nel recupero della seconda giornata di campionato al Pala Evangelisti contro Perugia, un match che si è fortunatamente risolto in favore dei colori trentini in 3-7. Poi l'Itas, già che c'era, si è soffermata in trasferta, è andata a Latina dove ha giocato la sesta di campionato contro la rivelazione Andreoli. Allora, noi che cosa abbiamo fatto per non farvi sentire soli, per rimanere in casa? Beh, siamo venuti qua al Palabocchi a seguire la Trentino BTB, la formazione dell'Itas che milita nel campionato di Serie B2. Siamo scesi in B2, un team che può vantare la presenza del coach del docente nazionale Andrea Burattini, che può vantare 4-5 giocatori nella nazionale pre-juniores, che ne può vantare uno nella nazionale juniores. Insomma, questa settimana saremo in loro compagnia, vi mostreremo tutto quello che ruota attorno a questa squadra, una squadra che ha racimolato nelle prime 4 giornate 7 punti. Ma intanto ringrazio Sergio Marcabruni per le immagini, Franco Licitra in cabina di regia al montaggio, e vi mando subito a vedere la partita tra Andreoli Latina e l'Itas di Ateca Trentino. Via servizio. 8 vittorie consecutive per 3-0, le ultime due nel giro di pochi giorni, prima a Perugia e poi a Latina. 25 set consecutivi vinti senza concederne uno per una squadra che non perde un parziale dal 16 di ottobre. Questi sono i numeri e i numeri non mentono. Al di là di qualsiasi considerazione tecnico-tattica, i ragazzi di Stoichev ora stanno raccogliendo i frutti di una preparazione pre-campionato intensa e meticolosa. L'ultimo successo a Latina, che vediamo nelle immagini, ha visto una squadra compatta, devastante nel primo set, chiuso per 25-14, e attenta e cinica nei restanti due, terminati con l'identico punteggio di 25-22. C'è grande continuità di rendimento nei reparti, a partire da quello di palla alta, con Kaczynski, Guantorena e Stocker, capaci, con la regia di Raffaele, di mandare in tilt qualsiasi difesa. Bene i centrali, a Latina è tornato Giurici, autore di 6 punti, e come al solito ottimo il rendimento di Birarelli, a segno 9 volte. In difesa ormai rappresenta una certezza il duo Bari-Colaci. I giocatori sono attesi ad un'altra settimana intensa, mercoledì si torna in campo in Champions con i polacchi dello Zaxa e domenica, sempre in casa, ancora campionato con Macerata. Ma ora stacco e spazio al face to face tra Birarelli e due di voi tifosi. Hai avuto difficoltà a murare un centrale italiano? Allora, centrali nel campionato italiano ce ne sono tanti forti, ne sono passati tantissimi, quindi ogni domenica la vita è dura per noi, insomma. E quindi non saprei bene cosa rispondere, adesso mi è venuto come primo nome centrale un po' atipico, perché fa anche l'opposto, però Fei, quando giocava al centro, era proprio imprendibile, insomma, anche in allenamento in nazionale lui in attacco c'ha un talento naturale, insomma, è velocissimo, tira forte, quindi è una brutta bestia. E poi, insomma, per il futuro dico Simon, perché se comincerà a giocare, lui è un ragazzo veramente veramente molto dotato, l'ho incontrato con la nazionale contro Cuba. E insomma, c'ha qualcosa proprio in più dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. C'ha un braccio velocissimo, tira forte, salta, anticipa, c'ha un po' tutti i pregi. Quindi, quando comincerà a giocare, sarà un osso duro. L'attaccante che ti ha sorpreso di più? L'attaccante che mi ha sorpreso di più, insomma, rispondo un po' di parte, rispondo quelli che abbiamo qui in casa, perché. No, veramente, Matei Kaczynski, quando arrivò il primo anno qui in Italia, credo che in attacco era veramente una cosa che non si era vista in Italia. Ce l'ha tuttora, ma sto parlando del primo anno, insomma, perché dato che parliamo di sorprese, fu una sorpresa un po' per tutti, per me, ma anche per gli altri ragazzi che giocavano nel campionato italiano. Poi, facendo due chiacchiere, era qualcosa di veramente incredibile, perché sia l'altezza a cui prende la palla, la potenza, e comunque anche miscolata a una bella dose di tecnica, faceva sì che era veramente stata una sorpresa per tutti. Poi, quando è arrivato Osmani, anche perché con quella sua velocità, con quel suo stile, insomma, che lo contraddistingue un po',
sicuramente uno degli attaccanti più forti al mondo. Quando attacchi, che sensazioni provi? Sì, quando attacco, innanzitutto ho la fortuna di avere un bellissimo feeling con Rafa, quindi diciamo ho la fortuna di non dover pensare troppo a dove devo saltare, se la palla sarà lì. Io penso andare molto veloce ad anticipare, so che la palla più o meno sarà lì, quindi anche lascio andare il braccio prima di vederla la palla. E quindi la mia attenzione è un po' più rivolta a provare a vedere di là nel campo avversario se magari mi stanno marcando e avrò bisogno di girare la palla per evitare il muro, oppure posso andare un po' più tranquillo. Quindi diciamo ecco, il feeling con Rafa mi permette di guardare più al campo avversario che non a quello che sto facendo. Che emozioni provi quando giochi? Per me giocare a pallavolo, io approccio la partita con uno stile insomma mio, che sono abbastanza concentrato, cerco di essere molto insomma razionale, pensare palla dopo palla quello che devo fare per poter fare la cosa giusta, quella che porterà dei punti alla squadra. Quindi cerco di guardare situazione per situazione, punto dopo punto, senza farmi coinvolgere più di troppo da quello che è successo prima, e magari ricordando quello che ci siamo detti prima della partita che ci potrà servire. E quindi ho un approccio molto freddo, provo ad avere un approccio molto freddo. Poi in certe partite invece capisco che serve anche un po' più di adrenalina, quindi mi scaldo e magari li faccio un po' più di impulso, un po' più di cuore, però il mio stile è quello di una persona piuttosto razionale. Preferisci un'altra squadra se dovessi cambiare? Hai una preferenza? Ma se dovessi cambiare squadra, quale sceglierei? Insomma, una domanda un po' particolare, non è difficile avere delle preferenze, sono cose che nello sport succedono, se succederanno mai è perché evidentemente sia io che la società per qualche motivo abbiamo deciso che le strade si separano, però non c'è una volontà di andare da un'altra parte perché si sta bene, si sta meglio, non so cos'altro. Io a Trento sto benissimo, spero che il rapporto duri il più possibile, però come dicevo prima non si sa mai. Non c'è quindi una destinazione preferita. E adesso devo essere sincero che insomma in tante nazioni si gioca un bel campionato con delle belle possibilità di andare a giocare squadre forti, quindi insomma l'esperienza estera potrebbe essere anche una soluzione nel quel caso un giocatore dovesse separarsi dalla propria squadra italiana, perché comunque c'è anche molta professionalità adesso in altri campionati e è anche un'esperienza di vita, insomma, quindi dico estero. Ci troviamo nei meandri delle Palabocchi, perché? Perché tra le tante cose che vi vogliamo mostrare questa settimana c'è l'allenamento della Trentino BTB. Come lo ha cominciato questo allenamento questa settimana il team di coach Burattini? Con il video. Quindi dentro qua i ragazzi stanno studiando la loro prossima avversaria, che sarà Loreggia. Ve l'ho detto, non forza i primi tempi ci sono solo esclusivamente in situazioni semplici, cioè con palla molto precisa. Questo è il massimo della parallela, qui comunque ha esagerato a lasciare. Sta fuori. Comunque lui dove arriva con la rincorsa tira. Andiamo, via, dai. E adesso, cari amici sportivi, vi presento Gabriele Nelli, che pochi mesi fa insomma ha vinto questa cosina qua dorata all'Europeo Junior che si è disputato in Danimarca e Polonia. Oh Nelli, da quando lo hai vinto quest'oro non te lo toglie più? Ti stai andando a allenare ancora con la medaglia? Certamente, buonasera intanto. Ma sono veramente contento di questo risultato. È un... Aspettato, inaspettato? Diciamo inaspettato. Visto il cambio di ruolo fatto pochi mesi prima. Da palleggiatore Nelli è passato opposto. Ma devo dire che in questo ruolo mi trovo veramente bene. È un bel ruolo, importante come un palleggiatore perché attacca molti palloni.
Cosa ti porti dietro da questo europeo junior? A parte questa cosina che non ti toglie più. Sono veramente grandi soddisfazioni che uno nel corso della sua carriera si porta dietro ottimi risultati. Vestire la maglia azzurra? Vestire la maglia azzurra per la prima volta pesa più di te? Sì, sicuramente. Veramente una grande soddisfazione. Nelly, adesso tu sei di Lucca, sei toscano, da quanti anni sei in Trentino e se ti senti trentino? Questo è il quarto anno che sono qua. Sentirsi trentino è una parola grossa. Soprattutto per un toscano. Soprattutto per un toscano. Però dai, mi sento, sto veramente bene qua, in questa società. Senti, chi ti ha cambiato di ruolo lo vediamo là dietro, Andrea Burattini, questo passaggio... Andrea, parlavamo del cambio di ruolo da palleggio opposto per questo ragazzo. Perché? Cosa hai visto per cambiarlo? Beh, innanzitutto facciamo qualche cambio di ruolo da attore a giocatore. Si congeda così, Nelly. È arrivato il coach, Nelly. Certo. Buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Allora, sì, effettivamente lui è un giocatore che è venuto qui come palleggiatore. Era già tra i 10, 8-10 giocatori della sua età in quel ruolo che erano di interesse nazionale, non peraltro, insomma, almeno per la stazza fisica, perché vedete, un 2-10, però nel corso del periodo in cui è stato qui ci siamo resi conto che comunque aveva anche delle caratteristiche spiccatamente propense all'attacco. Lui è un giocatore con delle buonissime caratteristiche, appunto, di salto, di forza, e a quel punto lì abbiamo pensato, insieme anche allo staff della nazionale, ne ho parlato anche con loro, di provare a cambiare il ruolo. Il problema è stato farlo digerire a lui, perché ci ha voluto un anno, perché lui era fissato con il palleggio, che comunque è bravo, non è male, ogni tanto qualcosa fa, però ecco, cambio che sta dando ottimi frutti. Le soddisfazioni sono venute anche perché ha subito vinto, innanzitutto guadagnato il posto in nazionale e ha vinto subito un europeo, e adesso peraltro sta giocando bene. Andrea, ma la medaglia gliela togli quando si allena o se la porta anche a letto? È difficile, è una gara dura perché, come un bambino piccolo, sai? No, effettivamente è una grossa cosa che ha fatto e ci tiene comunque a ostentarla in qualsiasi situazione. E fa bene, perché obiettivamente un europeo non è una cosa da poco. Chiediamo allora adesso ad Andrea Burattini di presentarci questa squadra. Andrea, ce li presenti? Sì, velocemente, perché sono tanti, quindi se vuoi iniziamo subito. Andiamo. Emanuele Bertotti, Trentino Doc. Un saltatore. Di qualcosa. Un saltatore tu? Così dicono. In alto o in lungo? In alto, spero, dai, gioco a pallavolo. Sì, poi viene da un infortunio, quindi... Questo invece è il mazzo. Il mazzo, Mazzone, viene dal Lazio, anche lui nazionale pre juniores, quindi insomma uno qui per fare le cose serie. Quanto ti manca il Lazio? Non mi manca. Nel Trentino? Migliore sì, però sto bene, mi adatto dappertutto. Se stava in Ligure diceva la stessa cosa, tranquillo. Bortolameotti, anche lui Trentino Doc, anzi della Bolgara, quindi insomma... lui è uno dei giovani, nuovo acquisto, il 94, quindi proprio un ragazzino. C'è più gusto essere trentini, vestire sta maglia, eh? Molto, comunque con molte persone fuori regione è un orgoglio. Ecco, lui subito mi ha detto non dire niente, non so perché, anche lui è un new entry rispetto all'anno scorso, Albergati Daniele, lui non è trentino, è di Aldeno, quindi insomma. Ah, è diverso. Sì, paesano, doc. Oh. Ecco. Questo pure. Mazza che grosso. Questo è enorme, sì. Lui Festi Roberto, lui non è neanche lui di Trento, ma è delle valli, verso Tione. Ecco. Senti, ma sei più grosso tu o Nelly? Nelly, tutta la vita. Stanno in casa insieme, peraltro. Pensa che casa che devono avere. Questo è abruzzese. Ecco, Buzzelli ha avuto già un fratello che ha giocato qui con noi, quindi tanti anni che sta qua. A te ti manca casa? No, abbastanza, però sto bene anche qua. Bravo il coach? Sì,
Non ci lamentiamo, bravissimo. Cosa vuoi che... cosa volevi che dicesse? Il capitano. Il capitano, questo qui è di poche parole, c'ha una grossissima pregio. Che squadra tifi? Ovviamente l'Inter. Ecco, lasciamo stare questo difetto del capitano, però insomma il pregio che hai è che vesti i gradi del capitano, questo vale doppio per te. Sì, è un grande onore per me fare il capitano di questa squadra, anche se solo il secondo anno che sono qui in B2, è molto bello. Che squadra è questa? È una squadra che ha un grande potenziale, che però dobbiamo ancora riuscire a esprimere al meglio, però nell'ultima partita ce l'abbiamo fatta, speriamo di continuare così. Ecco, adesso abbiamo un... Beh, questo qui però non è proprio Trentino, è di Bolzano addirittura, quindi Giannelli, anche lui nazionale pre-juniores, appena reduce da un collegiale, quindi... Anche tu vesti la maglia azzurra. Sì, per fortuna, dai. Allora anche questo, Sì, ma attentissimo. Come vi trovate in campionato con i Marpioni contro cui giocate? È difficile perché abbiamo più esperienza e tutto, però noi abbiamo un grosso potenziale, quindi ci destreggiamo abbastanza bene. Bravissimo ragazzo. Ecco, e l'altra new entry, classe 95, viene da Bassano, Polo Alberto, anche lui in nazionale pre-juniores, un centrale di belle speranze. Alberto, anche tu in azzurro, ti piace quel colore? Sì, è bello, cioè siamo fortunati a essere tra i 12 ragazzi più bravi d'Italia, è una bella esperienza. Ti senti tra i ragazzi più bravi d'Italia tu? Sì. Bravo, questa è la risposta giusta, giusta. Come vedi ha molto entusiasmo. No, vabbè, però è molto forte. E questo Dainese, il nostro libero, è veramente bravo, anche lui classe 95, e anche lui si è conquistato la convocazione in un collegiale fresco di collegiale nazionale. Colaci o Bari? Un mix. Colaci difesa, Bari ricezione. Tu sei una via di mezzo? Diciamo di sì, dai. Beh. Vedi, c'ha le idee chiare, eh? Allora, questo è un altro quasi trentino, Bressan Tiziano, anche lui viene è un trentino doc, quindi anche lui di non troppe parole, eh? Tiziano, diciamo qualcosa, dai. Una bellissima squadra abbiamo quest'anno. L'anno scorso? L'anno scorso ce la siamo cavata comunque, dai. È una bellissima squadra anche l'anno scorso? Certamente. Quest'anno di più? Quest'anno sì, dai. Prossimo ancora di più? Prossimo vediamo. Cioè qui è sempre di più. E adesso andiamo sulla torre. Si vede. Adesso no, lo teniamo giù perché 212 centimetri che vengono dalla Val di Non, quindi da Kles, Riddo Alexander. Cresciuto come un pomo. Sì, a stare nella Val di Non. Si cresce bene. Bene cari amici sportivi, allora la trasmissione questa settimana la chiudono loro, a modo loro. Io vi lascio ad Andreoli Latina, Itas Diateca Trentino, l'appuntamento è la settimana prossima. Ciao!